È un mondo popolato e uso il termine di veri bastardi, perché poi alla fine si ha secondo me troppa compassione. E io invece non ce l'ho per niente. Mondo in generale, ma del calcio in particolare, perché qui se no si idealizzano dei martiri del calcio. Invece i martiri ci sono, questi sono dei veri bastardi che hanno utilizzato le loro professioni senza avere minimamente avuto rispetto degli altri, delle loro famiglie, di se stessi e di quello che di fortunato hanno avuto. Poi gli errori ne ho fatti io 2 milioni nella vita e si fanno tutti, però io gli errori che ho fatto, non lo so per quale motivo, l'ho pagati, molto più veniali ovviamente rispetto a questi. Allora va a finire che poi senti tutti che hanno un senso di poverino, no, poverino no. E partiamo da un concetto che chi sbaglia, e fa bene a Beti spesso a ripeterlo e anche Perucci, cioè devono pagare, ma devono pagare veramente. Se qui si fa riferimento al lato umano, mi dispiace più di tutti, ma con tutto il rispetto per questi che sono arrestati, mi dispiace più per tanta altra gente che commette reati diversi e sta in galera 3 o 4 anni. Tanto per essere chiari. Però questo alone di... Se si vuole ripulire, si ripulisca con la certezza che uno ha comunque sbagliato gravemente e paga gravemente per quello che ha sbagliato. E qui, cioè, vengono messe dentro tante persone, cioè tante persone che poi sono, che svolgono la loro professione, ripeto, facendo degli errori, per carità. Però qui, voglio dire, poi c'è gente che crede. Cioè, io credo nel mio lavoro, cioè lo faccio, ripeto, con tutto quello che è la professione, ma soprattutto con la consapevolezza di chi rappresento. Rappresento me stesso. Quando parlo con la gente, rappresento a volte le città, a volte delle società, la mia famiglia. E quindi devo avere la consapevolezza di chi rappresento. Allora, nel momento in cui io tradisco tutte queste componenti, iniziando da se stessi, poi è normale che nella vita dici ci vuole un'altra occasione, è chiaro che ci mancherebbe. Però c'è un qualcosa intorno a queste cose che non mi piace. Poi, ripeto, umanamente, se partiamo da quel discorso, tutto mi intenerisce. Insomma. Però no, questi sono dei bastardi e devono pagare.